In questo tutorial svilupperemo due server web, uno basato sull'affermato Node.js, che è oggi probabilmente la tecnologia leader per sviluppare back-end in ambito web, mentre l'altro lo svilupperemo con Golang, che secondo alcuni è il grande rivale in termini di prestazioni, eccetera, di Node.js in questo campo. E cominceremo con Golang e poi svilupperemo appunto in Node.js. Scrivere codice in Golang io uso Atom, che con un plugin apposito che mi aiuta nel caricamento dei packages eccetera all'interno del codice. Vado appunto nella cartella del mio progetto, che appunto si troverà all'interno del percorso Go, cartella src, GitHub, eccetera. Creo il mio file chiamato main.go. Vado a creare la mia func main. Ho vedete, in automatico l'editor mi richiama il package sopra all'inizio del codice. Lo stesso farà con le librerie. Comunque, di volta in volta che appariranno, ve le mostrerò nel caso il vostro editor non sia strutturato per caricare le librerie di default in automatico. Come seconda cosa, andiamo a creare una funzione chiamata func home page, all'interno delle due tonde. Andiamo a creare un www.http http.rel response writer, che ci permetterà di scrivere la nostra pagina. Virgola, come vedete abbiamo salvato e ci ha importato la libreria HTTP, virgola, e andiamo a caricare la HTTP request, quindi R spazio asterisco HTTP due punti request, ok, e qua all'interno andiamo a scrivere il nostro messaggio di benvenuto. Come vedete, l'editor ci dà una mano. Qua in mezzo inseriamo la nostra stringa. Benvenuto nella mia home page. Qui chiudiamo. Nel func main andiamo a richiamare HTTP handle func. Tra gli apici mettiamo il nostro percorso di root e qui all'interno richiamiamo la nostra funzione home page. Ora andiamo a dirgli la porta su cui vogliamo che giri. Quindi if r due punti uguale http.listener listen and server, dovrebbero darcelo qua, ok, l'indirizzo sarà due punti per 3,2 punti 8080, ma possiamo mettere la porta che volete. L'handler deve essere nil, punto e virgola, uguale nil, no, scusate, r
se l'air è diverso dal Nil, cioè se quindi non ritorna errore, cioè o meglio, se l'errore è diverso da vuoto, quindi errore, gli passiamo un comando panic error. Chiudiamo. Qua l'editor ci dice che c'è un errore. Unexpected new line, expected comma or graph alla riga 11. Alla riga 11, certamente dovrebbe essere questo. Unexpected error at the end of a statement. Guardiamo. Ah, ok. Qua avevo sbagliato a editare. Ok, qua vuole le due virgole probabilmente. A volte l'editor è utile, ma altre volte. Ok, dovrebbe essere pronta per andare la nostra applicazione web finalmente, nonostante io abbia pasticciato un po' con la tastiera. Quindi, func main http handle func, richiamiamo la nostra funzione homepage, dove andiamo a scrivere il messaggio benvenuto nella mia home page. Qua gestiamo l'errore, l'eventuale errore di Golang. Se l'errore non è se la variabile errore non è vuota, ci deve ritornare il panic error. E quindi ora andiamo nella nostra, ora quindi non ci resta che andare nella nostra console. Scusate un attimo, che vado a riprendere la nostra console e la butto nel video. Ok, facciamo go run main.go, la lanciamo e andiamo sul nostro browser all'indirizzo 127.0.0.12.8080, otteniamo il nostro messaggio. Come vedete è abbastanza semplice. Poche righe di codice e avete un server web funzionante. Scusate, avevo visto prima che in realtà non, il sistema non aveva ripreso il momento del lancio del server web, quindi ve lo rincollo qua. Go run main.go, facciamo partire, ci colleghiamo al nostro portale 127.0.0.12.8080 e ci ritorna il messaggio di cui vi dicevo prima. Ora vediamo invece come creare un server web con Node.js. Entriamo nella cartella di root della nostra applicazione e inizializziamo Node con npm init. Qua ci chiede il nome, ok, qua se volete potete compilare o meno, non è niente di obbligatorio. Ok, e quindi ora apriamo il nostro editor e andiamo a configurare il nostro primo server web in Node.js. Allora, come prima cosa vado a creare un file chiamato app.js e cominciamo a compilarlo. Non abbiamo bisogno di scaricare alcuna libreria in questo caso. Creiamo una costante chiamata http require http punto virgola, poi creiamo una costante chiamata host name uguale
127.0.0.1, punto e virgola, una costante chiamata port, e qua mettiamo la porta su cui vogliamo far girare la nostra applicazione. La facciamo girare sulla porta 3000. Poi creiamo una costante chiamata server uguale, e richiamiamo la nostra libreria HTTP create server. Mettiamo le nostre graffe. Prima delle graffe mettiamo ancora ok, aspettate un attimo che mi sa che sto pasticciando con allora, creiamo appunto il nostro create server. Insieme una request e un response, graffa e graffa. Ok, all'interno richiamiamo lo status code, quindi res status code uguale 200 punto virgola, definiamo l'header, set header uguale, no, non uguale, ma tra virgolette gli passiamo il content meno type virgola. E diciamo che deve essere text slash plain, okay, punto e virgola a capo, res.end, e qua possiamo passargli il nostro testo benvenuto nella mia home page, punto e virgola. Ok, punto e virgola anche qua. Ora andiamo a creare appunto a far partire il nostro server, quindi server.listen aperta tonda, gli passiamo appunto la nostra porta virgola, l'host name. Quindi con porta stiamo passando a porta 3000, con lo name il nostro indirizzo 127.0.0.1, virgola, ok, aperta tonda, chiusa tonda, graffa, come mettiamo punto virgola, e qua all'interno possiamo lanciare il nostro console log e dirgli il server è attivo all'indirizzo http://127.0.0.1 22.3000. Questo ovviamente ci serve solo per stampare qualcosa nella nostra console, ma in realtà potremmo anche non scrivere niente qua volendo. Con questo dovremmo avere tutto, quindi non ci resta che andare nella nostra console e lanciare il comando node.py.
spazioapp.js. Guardiamo se c'è la console qua su Visual Code, nuovo terminale. Proviamo node app.js. Il server è attivo all'indirizzo 127.0.0.0.12.3000, quindi se ci connettiamo dovremmo a questo indirizzo sul browser dovremmo appunto avere la nostra scritta benvenuto nella mia home page. Quindi facciamo partire il nostro browser 127.0.0.1.3000. E appunto, ecco qua la scritta: benvenuto nella mia home page. Per concludere, abbiamo visto che sia con Golang che con Node.js. La creazione di un server web è abbastanza semplice, si può ottenere un server web funzionante con poche righe di codice. In futuro vedremo come sviluppare cose più complesse sia con Node che con Golang. Ma per adesso è tutto. Mettete un mi piace se volete e seguite il canale, ovviamente, sempre se volete. Buona giornata.